Il Museo della Carta e della Filigrana si apre all'arte, si apre alla carta e si apre un artista siciliano dove la carta ha una storia e tradizione antichissima. Qual è il motivo di queste manifestazioni all'interno del Museo della Carta? Il motivo di queste manifestazioni all'interno del Museo della Carta è riconducibile alla carta stessa, cioè è quello di far assurgere il nostro secolare prodotto che ci caratterizza nel mondo e farlo entrare anche nel mondo dell'arte con degli artisti che rappresentano anche diverse scuole artistiche. Noi abbiamo fatto una, chiamiamola scommessa qualche anno fa, quello di avere un museo dinamico, un museo che potesse rappresentare da un lato sì la storia della carta, ma dall'altro potesse testimoniare quello che la carta può essere in vari settori. L'arte è uno di questi, le forme artistiche sono uno di questi, l'arte che noi vediamo in questa rassegna, in questa collezione di Isidoro Racidi, penso che sia un altro simbolo, un altro significativo esempio di quanto può essere valorizzata dall'arte anche la nostra carta, da un'arte moderna. Noi abbiamo visto a volte la carta valorizzata per la scrittura antica, per un'arte antica, e vediamo che anche l'arte moderna ben si sposa con la nostra carta oramai secolare. Isidoro Racidi, siciliano, amante della carta e della carta di Fabriano, perché questa mostra? Questa mostra perché l'invito che il Museo di Fabriano 3 anni fa, a seguito della mia collezione I Mille Anni della Carta in Sicilia, curata dal dottor Mario Orsino della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, mi ha permesso di realizzare la collezione Tracce e dedicarla al Museo di Fabriano e anche e soprattutto alla storia del Museo di Fabriano, che da tantissimi ormai anni riesce a dare un input importantissimo nel panorama internazionale ed è, a mio parere, e non solo, il museo più apprezzato a livello internazionale per quanto riguarda la fabbricazione e la cura della carta in ogni suo stile e in ogni sua forma. In seguito a questa mostra porta con sé anche la sua terra con una degustazione ampia di prodotti tipici siciliani, ma anche di quella che è la grande capacità del popolo siciliano di rendere e di portare amicizia. Sì, sicuramente c'è stato questo momento di grande cordialità, di grande intesa fra me e il Museo di Fabriano, e noi abbiamo voluto accentuarlo ancora di più con la presenza di un grandissimo pasticciere dell'alta tradizione pasticcera appunto siciliana, che è Mario Emmi della pasticceria Barcali di Piedimonte Etneo in provincia di Catania, una pasticceria che nel corso degli ultimi 50 anni ha attirato grandissime schiere di clienti non solo siciliani ma provenienti da ogni parte del mondo, con questi prodotti, con questi dolciumi tipici siciliani. Soprattutto mi riferisco alle paste di mandorla, alle paste al pistacchio, ai mastaccioli, che vengono prodotti in una maniera superba da questo grande pasticcere che abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite qui con voi e con noi stasera a Fabriano. Ospiti anche personalità, abbiamo il segretario dell'Associazione della NATO, se non sbaglio. Sì, abbiamo il segretario generale del Comitato Atlantico della NATO, il dottor Fabrizio Walter Luciolli, che testimonia ancora una volta, così come ha fatto con la sua presenza all'interno del catalogo, con una bellissima pagina dedicata a questa storia del Museo della Carta e della collezione Tracce appunto, ma è anche una testimonianza importante per l'artista, perché l'amicizia che mi lega ormai da decenni
col dottor Lucioli fa sì che la presenza del dottor Lucioli nelle circostanze importanti della mia carriera artistica vengono sempre valorizzate e sottolineate ulteriormente con la sua presenza. Per me è una cosa che continua a lusingarmi e mi dà sprone e coraggio a continuare la mia attività di artista e di poeta anche. Quando Eugenio Montale veniva, ci stavo pensando, veniva in Versilia, io vengo dalla Versilia, in Toscana, entrava in una mostra d'arte, e non è che guardasse un quadro dopo l'altro, li guardava tutti insieme. E se c'era armonia, diceva, questa sì che è una bella mostra.